Abbiamo il piacere di avere i microfoni di Swiss World TV, l'head coach della CM Basket 84, Simone Alessandrini. Una stagione che inizia in divisione 2, ahimè dopo una retrocessione dalla divisione 1. Sì, purtroppo la stagione scorsa è stata amara con l'epilogo finale contro il Leone XIII, dove perdiamo gara 1 di solo un punto e gara 2 decimati dagli infortuni. È stata una stagione molto importante per noi perché ci ha permesso di crescere e di testarci dei campi di altissimo livello. I nostri giovani hanno fatto un bel percorso di crescita e siamo contenti comunque dell'esperienza accumulata. Si parte da un campionato di divisione 2 che comunque abbiamo visto sarà giocato in zona, ma tutto sommato con tante formazioni scese dalla divisione 1. Sì, assolutamente. Se pensiamo che nel nostro girone la stragrande maggioranza 3 anni fa, prima della riforma della FIP, era tutto in Serie D. Quindi sarà sicuramente un girone estremamente duro e di un livello che dovremo scoprire, perché non sappiamo quanto questa DR2 sarà competitiva e difficile. Sicuramente sarà un campionato divertente. Un blocco comunque confermato dallo scorso anno, che aveva dimostrato di far bene, ma anche diversi innesti sia di qualità ma anche di giovani. Sì, siamo riusciti a confermare in blocco la squadra dell'anno scorso, ad eccezione di due nostri giovani che hanno scelto di testarsi ancora nel campionato di DR1 in categorie superiori. Il gruppo senior dello scorso anno ha confermato e sposato il progetto e siamo riusciti a inserire i giocatori che ci servivano nei ruoli chiave che l'anno scorso avevamo pagato, sia per gli infortuni che probabilmente qualche centimetro in meno che ci è mancato rispetto alle concorrenti. E continuiamo con Giovanni Marini, guardia titolare, peraltro veterano del gruppo con 4 stagioni all'attivo. Cosa ti ha convinto a rimanere qui a Cassina? E qui sicuramente l'ambiente è stato il primo fattore che ho considerato, che è un ambiente molto familiare dove si può giocare pallacanestro e si può chiaramente crescere con la squadra. Quindi sicuramente questo è un fattore fondamentale, poi anche il progetto della società che mi ha chiaramente convinto, quello che è appunto di continuare a far migliorare i giovani e poi ovviamente quello di provare a dare il tutto per tutto per il campionato e poi diciamo, il risultato si vedrà alla fine della stagione. Beh, un po' di amarezza per la retrocessione, però tutto sommato un Cassina che è arrivato fino alla fine dei play-off giocandosela al massimo, perdendo appena di un punto, peraltro 2 scontri a fila, quindi un Cassina che però può dimostrare di avere anche degli ottimi mezzi. Assolutamente, il gruppo è la chiave. Sono molto contento che è stato confermato maggior parte del gruppo per dare continuità al progetto di cui appunto parlavo in precedenza. Poi sono state fatte delle aggiunte che ci aiuteranno a migliorare e a chiaramente superare quelle che sono state le difficoltà riscontrate nella stagione appunto passata, che appunto è stata una stagione giocata bene. La parte finale ci ha visti un po' sfortunati, però il gioco c'era, la squadra c'è, quindi quest'anno ci aspetteranno grandi cose. Continuiamo con uno dei nuovi innesti, Roberto Luciano, ala proveniente dal Leone XIII, tornando ovviamente alla finale dei play-off, comunque insomma l'hai vissuta dall'altra parte. Sì, l'ho vissuta dall'altra parte, diciamo che è stata una serie secondo me da loro giocata meglio di noi sicuramente, diciamo io ovviamente parte Leone, dispiace per loro perché tra di loro tanti amici, purtroppo secondo me il valore e il numero di giocatori diciamo di esperienza era maggiore rispetto a loro, quindi alla fine è andata male, però quest'anno speriamo io dall'altra parte di riscattarci. Beh, comunque è una formula che aveva penalizzato sia Cassina sia Leone XIII lo scorso anno, però concentriamoci quest'anno, scendi di livello divisione 2, però da quello che vediamo comunque tante squadre preparate e soprattutto un campionato che non sarà proprio di così basso livello. No, sicuramente il livello secondo me è della Serie D degli ultimi anni e sostanzialmente tanti giocatori sono arrivati in DR2 ma da assoluti protagonisti in DR1 l'anno scorso, come i miei compagni Salzillo e Marini che l'anno scorso sono stati i migliori marcatori di Cassina ma anche del loro girone. Comunque alcuni dei giocatori dell'anno scorso hanno giocato anche la Serie C, per cui il valore del girone secondo me sarà sicuramente alto e ci sarà da combattere per stare nei piani alti, diciamo. E concludiamo con un altro nuovo acquisto, Alessandro Ianni, alla forte proveniente dalla CGB Brugherio. Beh, come mai, cosa ti ha spinto a venire qui a Cassina? Io avevo già fatto la prova questo inverno, solo che per vari motivi non sono riuscito a venire qua. Mi ha molto convinto l'allenatore Simone e soprattutto la squadra che si è creata a giugno. Mi sono piaciuti molti compagni, tutto, c'è stata molta affinità subito
e quindi è stata la mia prima scelta a Cassino. Beh, lo ricordiamo, anche tu hai calcato il parquet della Serie C Silver, comunque scendi di livello ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché chiaramente l'obiettivo non è nemmeno qualificarci ai playoff, ma sicuramente vincere il campionato e salire la Serie D, che sarà sicuramente una Serie D impegnativa a confronto a quella degli altri anni. Che cosa ti aspetti invece per te personalmente? Ah, sicuramente una crescita a livello di ruolo, una crescita anche personale, perché ci sono persone di esperienza anche qua più grandi di me, e quindi sicuramente migliorare sia nel livello cestistico che anche come persona.